In cerca di qualcosa, qualcosa che nel mondo buio non puoi trovare Buongiorno a te nell'amore del nostro Signore Cristo Gesù. Io sono Nicodemo Fabiano. Oggi è il 6 di gennaio del 2021. Sono passati pochi minuti dalle ore 7. Noi siamo qui per adorare il Signore, per ringraziarlo. È una giornata particolare per molti. È un giorno in cui i magi sono venuti a portare dei doni al Signore Gesù che già era nato. Ma noi non portiamo più dei doni a un Gesù bambino, noi portiamo dei dei doni portiamo il nostro cuore portiamo la nostra adorazione la nostra preghiera con un cuore completamente aperto per adorare il Signore che è tre volte santo quindi ti do un saluto un benvenuto per te che sei uh, durante questi giorni esclusivamente sul canale di Nicodemo Fabiano su youtube mi raccomando se puoi anche avvisare e ripescare altre persone che magari siano su facebook e ricordare loro che noi siamo qui su Alba Nuova nel canale di Nicodemo Fabiano su YouTube mi raccomando per te che sei qui questa mattina è molto importante che tu faccia questa cosa qua metti un like e condividi più metti like più metti condividi più ti iscrivi al canale naturalmente ti puoi iscrivere una volta può succedere a volte che YouTube ti toglie no la tolga la tua iscrizione quindi vai iscriviti di nuovo Clicca nella campanellina, metti un commento, condividi questo link, questo video con altre persone affinché possano partecipare con noi nell'amore, nella gioia di Cristo Gesù. Mi raccomando, vogliamo essere in tanti a pregare al nostro Signore. Quindi noi siamo qui sempre su Alba Nuova, pregando al Signore perché è un tempo di adorazione. E noi siamo qui tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 7 del mattino fino al momento in cui il Signore ci dà l'occasione per poter pregare a Dio e quindi noi glorifichiamo il nostro Signore tutti insieme. Signore, ti ringraziamo questa mattina per il tuo amore, per la grazia tua che si è rinnovata nel nostro cuore. Dirigi, Signore, i nostri passi e fa che ogni cosa, Signore, durante questa giornata sia fatta per la tua gloria. Una giornata, tra virgolette, di festa. Perché, Signore, nel calendario in Italia e tante altre nazioni signore, dove hanno una cultura. Uh, uh, cristiana non necessariamente un rapporto con te è una giornata di festa ma noi preghiamo signore che in queste culture più che essere una questione culturale ci sia una vera relazione con te signore l'italia ha bisogno di avere un redentore l'italia ha bisogno di avere una relazione con te per mezzo di cristo gesù e noi preghiamo per questa nazione noi preghiamo per questo momento che noi stiamo vivendo preghiamo per i nostri governanti preghiamo signore che mettono da parte le differenze possono lavorare insieme per il bene comune della vita di questa, di questa nazione, volevo dire della Chiesa, Signore. Ma naturalmente, Signore, che noi, in qualità di corpo di Cristo, noi possiamo dare il massimo anche per la Chiesa di Cristo Gesù, Signore. Che i nostri governanti possono lavorare. Possono, Signore, amministrare bene questa nazione. Preghiamo per i nostri medici, preghiamo per gli infermieri, preghiamo, Signore, per i paramedici, preghiamo per i malati, Signore, che sono ancora in tanti, che tu li possa guarire nel nome del Signore. E chi è stato malato, che è stato male, Signore, dai la gioia, la pace, la sicurezza che solo in Cristo Gesù noi possiamo trovare. Signore, una preghiera questa mattina. Per tutti coloro que sono, Senhor, no momento difícil de malattia, o Senhor é que, magari, atravessa no momento, o Senhor de prova, Senhor, eu prego per Antônio da Parma, eu prego per Janet, Senhor, nós pregamos per Samuel, Senhor, a Trento, nós pregamos pela nossa cara sorella. A Ina, Signore, che è a Palermo, noi preghiamo per la nostra cara sorella Barbara, Signore, che si trova in Romania. Signore, noi preghiamo per Enrico, Signore, che si trova a Forlì. Noi preghiamo per la consolazione dello Spirito Santo, per il cuore di Anna a Napoli. Signore, noi preghiamo che tu possa benedire loro, la loro famiglia. Signore, noi vogliamo anche pregare che tu benedici a Giulio, mio caro fratello, Signore, anche lui da Napoli, sorella Carmela a Napoli. Tutte le persone che noi conosciamo, Signore, che tu possa benedire, che tu possa incoraggiare, e che in questo tempo, Signore, tu possa avere cura di queste care persone. Preghiamo per la piccola irma, Signore, una bambina malata che ha molto bisogno del Signore. Voglio tu intervenire per la tua grazia nel nome di Cristo Gesù. Signore, noi preghiamo affinché tu possa operare nei cuori, possa tu, Signore, rinnovare la fede di chi è sposato, di chi è stanco, di chi è senza esperienza che possa dipendere dal Signore. Signore, grazie per questa giornata e noi la dedichiamo completamente a te nel nome del nostro Signore Cristo Gesù, perché questa è la tua volontà che noi facciamo, Signore, ogni cosa per la tua grazia, per la tua potenza nel nome del nostro Signore. Allora, caro fratello, cara sorella, oggi è una giornata particolare anche... Uh, la puntata oggi è un, leggermente un po' più breve, non vi preoccupate che noi uh, continueremo sempre finché il Signore ci dà o mi dà l'opportunità, lo faccio questo veramente con tutto il cuore. Allora una cosa importante, io non leggerò qui, uh, leggiamo la Bibbia insieme, no? Quella, quel quadro che ho messo qui durante Alba Nuova, incominciando uh, il lunedì, il martedì e anche oggi che è mercoledì, noi faremo questo in maniera separata, quindi a mezzogiorno, ci sarà una live di circa 10-12 minuti massimo dove io leggerò due capitoli della Bibbia mi raccomando leggi la parola del Signore leggi la parola del Signore e se tu hai uh, delle richieste di preghiera non esitare a inviarmi mandami la tua richiesta di preghiera al 340-237-9339 anche quando eventualmente io non prego subito magari perché non vedo perché qui è più o meno come il, il, il pannello di un aereo no? cioè, devo vedere tante cose mentre sto facendo la live quindi mi raccomando mandami le tue richieste di preghiera scritte sul mio whatsapp così io posso controllare posso leggere e possiamo pregare insieme nel nome del nostro Signore quindi mandami le tue richieste di preghiera voglio anche dire ai nostri cari fratelli che questa sera noi uh, non faremo il pis pregando insieme al Signore noi ci incontreremo direttamente uh, il giovedì sera per il pis ma prima naturalmente c'è uh, uh, alba nuova no? pregando uh, tutti quanti alla mattina al Signore però il pis noi faremo direttamente il giovedì Sera, quindi dalle ore 20, noi ci incontreremo sul Zoom e se tu ancora non hai link e vuoi partecipare con noi sarà una grande gioia, un privilegio immenso quando noi pregheremo tutti quanti insieme, sarà il primo giovedì dell'anno e vogliamo pregare tutti quanti insieme nell'amore del nostro Signore. Perché? Perché è la gioia che noi abbiamo quella di pregare al Signore. Questo tempo sta servendo perché noi possiamo pregare. Signore aumenta la nostra fede il nostro ardore verso di te. Signore, io prego che tu possa benedire questi incontri, queste iniziative e chi magari è tiepido, Signore, manda il fuoco del Signore perché possa, si possono santificare. Signore, il fuoco che serve per purificare, ma il fuoco che serve anche per riscaldare, Signore, che possiamo avere una fede bollente per Cristo Gesù, Signore. Noi non vogliamo essere tiepidi, ma vogliamo avere un cuore caldo. Per il nostro Signore, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Il popolo di Dio dice Amen. Allora, noi vogliamo leggere la parola del Signore, però prima di leggere, non ti dimenticare anche oggi, prendi la vitamina BPC. Che cos'è la vitamina BPC? Per chi non lo sa, è la Bibbia la preghiera e la comunione fraterna questa vitamina qua oh, è numero uno numero uno non c'è nulla di uguale ossia se tu sei stanco sei scoraggiato sei senza speranza sei in depressione c'è questa vitamina qua, vitamina BPC, è la vitamina del discepolo. Vede, c'è la Bibbia, la preghiera e la comunione fraterna. Quando tu prendi questa vitamina, il Signore benedice la tua vita e il Signore farà grandi cose veramente nel tuo cuore perché questa è la sua volontà. Confida nel Signore, prega il Signore, non smettere mai di confidare nel Signore. Signore, io voglio fare una preghiera anche per mio fratello massimo, Signore Alfano. Uh, tu sai Signore che lui sta affrontando una battaglia, noi ringraziamo per coloro che sono stati guariti gloria a Gesù per questo e vogliamo pregare Signore anche per la sua guarigione che lui dalla testa ai piedi sia guarito per la tua gloria noi ti ringraziamo Signore preghiamo per ogni vita che ha bisogno di un tuo intervento, Signore grazie perché le persone che sono in via di guarigione come Stuart e altre persone ma noi preghiamo che tu possa proteggere noi che siamo sani e che possiamo continuare in questa condizione, protetti dal Signore, nel nome di Gesù. Amen. Allora, noi vogliamo leggere anche la parola del nostro Signore, parola che parla al nostro cuore. Stiamo leggendo la lettera di Paolo agli Efesini. Mi raccomando, oggi a mezzogiorno ci sarà. Leggiamo la Bibbia insieme. Uh, e quindi tu potrai accompagnare la lettura della parola di Dio nell'Antico Testamento. È un programma, è un tempo, è una, una, un programma di lettura, se possiamo così dire, un piano di lettura più che un programma. Uh, dove tu leggi tutta la Bibbia in due anni, soltanto due capitoli al giorno. Però qui su Alba Nuova la mattina noi continueremo a leggere la parola del Signore, quindi stiamo leggendo le lettere di Paolo, quindi a uh, Efesini capitolo 4 noi uh, leggeremo uh, il versetto 7 fino al versetto di numero 10. Quindi, questi versetti che sicuramente sono di grande potenza per il nostro cuore. Allora, Efesini capitolo 4, di 7 a 10. Quindi, leggeremo questo brano che il Signore dà a noi. Allora, metto solo qui il versetto anche per me, in modo che io possa a leggerlo insieme a te e dopo noi faremo qualche commento breve. Paolo dice così, continuando la sua lettera, Efesini 4, versetto 7, la parola del Signore ci insegna, ma a ciascuno di noi, ossia al popolo di Dio, al corpo di Cristo, perché prima aveva detto, noi siamo un solo popolo, non un solo corpo, abbiamo una sola fede, un solo Dio, un solo battesimo, a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto, Salito in alto, egli ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini. Versetto 9, ora, questo è salito, che cosa vuol dire se non che egli era anche disceso nelle parti più basse della terra? Versetto 10, colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti tutti i cieli affinché riempisse ogni cosa. Quindi noi possiamo ringraziare il nostro Signore perché la parola di Dio dice che il Signore ci ha dato ogni dono e da questo brano in poi noi vediamo che Paolo parlerà ancora di più di, dei doni dello Spirito Santo e ogni dono che noi abbiamo però è costato un prezzo carissimo al nostro Signore. Avere la salvezza, avere eh, il perdono dei peccati, che questa è la dimostrazione più grande, della grazia di Dio per noi è costato al Signore Dio Padre dare il suo unico figlio è costato a Dio figlio la sua vita la sua esistenza e perché noi potessimo avere una vita trasformata Paolo dice qua nel versetto 7 che a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Quindi non sono alcuni pochi scelti che hanno ricevuto la grazia del Signore, ma ogni singolo credente ha ricevuto questo dono, questo dono spirituale, ossia un dono che è un dono da parte di Cristo che è un qualcosa che ne è venuto dal Signore, che lo Spirito Santo, come Paolo dice anche ai Corinzi, ha distribuito questi doni in modo che ognuno possa usare questa abilità per la gloria del nostro Signore. E questi sono uh, doni che il Signore ha dato a noi e ha dato ai credenti. Chi non appartiene al corpo di Cristo non ha ricevuto questi doni. Questi sono i doni che il Signore ha dato. E che cosa sta dicendo Paolo qui in questo versetto 7? Il punto è che ogni singolo credente che è genuinamente credente in Cristo Gesù ha da portare a termine un ministero che il Signore ha dato a lui. E tu, per eseguire, per compiere questo ministero, hai ricevuto un dono secondo la potenza e la grazia del nostro Signore Cristo Gesù. Quindi, è un dono meraviglioso. Tutto questo è frutto della grazia del nostro Signore, di quello che lui ha dato per noi. E questo giustamente le è costato molto. E quindi noi dobbiamo dare questo dono di nuovo al Signore, ma facendolo fruttare, ossia facendolo crescere per la gloria del nostro Signore. Uh, in Romani capitolo 12, versetto 6, l'Apostolo Paolo dice, avendo pertanto doni differenti secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo dono di profezia, profetizziamo conformemente alla fede e poi uh, noi leggiamo anche in prima corinthia capitolo 4 versetto 7 infatti chi distingue dagli altri e che cosa possiede che tu non abbia ricevuto e se l'hai ricevuto perché ti vante come se tu non l'avessi ricevuto quello che noi abbiamo è per portare gloria a Dio quello che noi abbiamo è perché il Signore Dio ha dato a noi per mezzo di Cristo Gesù quanto è costato al nostro Signore dare questo dono a noi? Allora, la parola di Dio dice con noi, per noi così nel versetto 8 e versetto 9. Per questo è detto, salito in alto sia Cristo, salito in alto, e le ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini. Quindi il discorso che abbiamo appena detto, il Signore che dà, questo dono agli uomini, però quanto è costato al Signore? Versetto 9, ora questo è salito, che cosa vuol dire che Egli non era anche disceso nelle parti più basse della terra? Qua sta parlando del sacrificio del Signore sulla croce e subito dopo che Gesù Cristo è stato crocifisso, che cosa è successo? Che il nostro Signore, Ossia, lui ha dato, è una questione drammatica perché, perché noi potessimo avere vita, e ricevere dei doni, e avere una vita con il Signore. Cristo Gesù è stato alienato, separato dal Padre a causa del nostro peccato e non solo questo, lui ha subito la morte, lui ha subito una condanna che non era sua ma era nostra, è stato seppellito, si è stato, ossia, ucciso a causa del nostro peccato ed è rimasto solo, ha affrontato la morte al nostro posto. Questa è una cosa meravigliosa che noi dobbiamo ringraziare veramente il nostro Signore per il proposito che Lui ha per la nostra vita e quindi il Signore Gesù sta dicendo qui nella sua parola attraverso l'Apostolo Paolo che Egli, il nostro Signore, è disceso nelle parti degli inferi della terra, ossia è stato sepolito il suo corpo veramente, ossia è sepolito perché noi potessimo avere Vita eterna. Quindi, questa gioia che noi abbiamo nel nostro Signore, perché Lui ha dato la sua vita per noi. Paolo dice così in Romani capitolo 10, versetto 6. Invece, la giustizia che viene dalla fede dice così: Non dire in cuor tuo chi salirà in cielo, questo farne scendere Cristo, né chi scenderà nell'abisso, questo è far risalire Cristo dai morti. Quindi Gesù Cristo è stato umiliato, questo abbassarsi completamente, ma poi versetto 10 dice colui che è disceso è anche lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli affinché riempisse ogni cosa. Quindi il costo che ha costato al nostro Signore Gesù di essere seppelito, di scendere, no? di essere ossia, coperto, ossia, di essere messo in questo sepolcro, di aver subito la morte, la condanna, la sofferenza a causa del nostro peccato. Noi abbiamo visto però che lui è stato innalzato sovranamente perché il nostro Signore, come dice il versetto 10, lui è lo stesso che è stato uh, abbattuto a causa del nostro peccato. Il nostro peccato è colui che è salito al di sopra di tutti i cieli affinché riempisse ogni cosa secondo la volontà del nostro Signore. Se lui ha sperimentato la morte per dare un dono a te. Noi che abbiamo ricevuto, ricevuto i doni del Signore, che cosa noi faremo per lui quest'anno per glorificare? Al Signore che si è fatto uccidere, crocifiggere per i nostri peccati. Signore, io prego che noi questa mattina possiamo vivere una vita che possa piacere a te, noi possiamo glorificare il tuo nome. Benedici il tuo popolo e fa, Signore, che noi possiamo amarti profondamente e dedicare la nostra vita, il nostro tempo, talento e tesoro per la tua gloria nel nome di Gesù. Amen. Allora, mio caro fratello, mia cara sorella, caro amico e amica, per te che sei qui, noi uh, ringraziamo no, il nostro Signore per questo tempo meraviglioso di preghiera. Noi ringraziamo il Signore, e naturalmente prima di salutarvi, uh, io mi raccomando, mandami le tue richieste di preghiera 340-237-9339. Io ti aspetto domani mattina quando noi pregheremo il Signore questa sera noi non faremo il PIS ci vediamo direttamente il giovedì sera per il PIS però oggi a mezzogiorno c'è la puntata, sempre la live breve, circa dieci minuti quando noi uh, leggeremo la Bibbia insieme metti un like, condividi prega anche per me e se il Signore così vorrà noi ci vediamo domani mattina per la gloria del nostro Signore carissimi, un fortissimo abbraccio un bacio nel vostro cuore, nel nome di Cristo Gesù. Vi lascio con la nostra sigla. Che la grazia del Signore ti possa accompagnare in questa giornata nel nome di Gesù. Amen. Metti un like e condividi, Sei sempre in cerca di qualcosa, qualcosa. Give yeah, her